arrestato sotto casa il noto avvocato Piero Longo, legale di Silvio Berlusconi, due persone arrestate, una terza denunciata, ancora sconosciuto il movente. Nuovo consistente aumento dei contagi in sole 12 ore, oltre 300 nuovi positivi al Covid, a far lievitare il numero del focolaio al 100 migranti di Oderzo e quello in un'azienda navale di Venezia. Al via il 12 ottobre con la campagna vaccinale antinfluenzale, nuove strutture in allestimento per evitare assembramenti, ma i medici temono l'assalto alle dosi disponibili. Minaccia con la pistola i clienti di un pub a Fonte, esplodendo alcuni colpi in aria, poi fugge, arrestato dai carabinieri un 47enne, in casa nascondeva armi e munizioni. Si è formalmente rivolto alla Corte d'Appello il Movimento 5 Stelle del Veneto per vedersi riconosciuto almeno un seggio in Consiglio regionale e presentata una memoria. In monopattino senza casco a 80 km all'ora nella notte lungo la strada provinciale a Bussolengo nel Veronese, il video girato da un automobilista diventa virale. Le prime immagini di Van Gogh, i colori della vita, la mostra evento che si aprirà a Padova l'11 ottobre, un viaggio nei sentimenti e nel lavoro del pittore olandese. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli in primo piano, la cronaca con la brutale aggressione a Padova, pestato sotto casa il noto avvocato Piero Longo, legale di Silvio Berlusconi, due persone arrestate, una terza invece denunciata, ancora sconosciuto il movente del pestaggio. Calci e pugni, l'aggressione in piena notte a mani nude con una violenza inaudita. L'avvocato Piero Longo, noto penalista, ex parlamentare di Forza Italia e legale di Silvio Berlusconi, è stato pestato nell'androne del condominio in cui vive in pieno centro storico a Padova. I suoi aggressori sono già stati individuati e fermati dalla polizia. Si tratta di tre persone, due di loro, un 49enne originario della provincia di Trento e una 47enne padovana, sono ora agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni aggravate. Un'altra donna che ha avuto un ruolo più marginale nell'aggressione è stata invece denunciata. Molti contorni ancora da chiarire. Sembra che i tre abbiano suonato intorno alle 23 al campanello dell'avvocato e che il penalista sia sceso per vedere chi fosse. Il pestaggio è iniziato subito. Longo è stato spinto all'interno del portone. Forse l'intenzione dei tre era quella di sottrarsi agli occhi delle telecamere di videosorveglianza che sono posizionate proprio davanti all'abitazione dell'avvocato. Calci e pugni soprattutto al volto. Sembra che a colpire con più violenza sia stata proprio la donna. Non è chiaro se l'avvocato Longo, titolare di porto d'armi, abbia tentato di estrarre una pistola che porta spesso con sé. Sembra infatti che durante la colluttazione uno dei due aggressori sia riuscito a strappargliela. Ma mancano ancora molti pezzi per ricostruire pienamente la vicenda, a partire dal movente. Come hanno fatto i tre a convincere il noto penalista ad uscire di casa in piena notte, senza contare poi la violenza e i numerosi colpi? Il senatore Nicolò Ghedini, collega di studio di Longo, conferma che l'avvocato non aveva mai visto prima i suoi aggressori. Le urla di Longo hanno attirato l'attenzione di un condomino, il primo che gli ha prestato soccorso, chiamando il 118 e la polizia. L'avvocato, 76enne, dopo le medicazioni in ospedale, con il volto tumefatto, ha firmato per poter tornare a casa, ma dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Al momento la prognosi è di 20 giorni, le indagini sono affidate alla squadra mobile che, grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la fuga, ha subito bloccato gli aggressori. Nelle prossime ore si attende l'interrogatorio del giudice. Nuovo consistente aumento dei contagi in sole 12 ore, lo vedete nel report, 305 i casi positivi nel Veneto, a Treviso sono 129, 78 a Venezia, 26 a Verona, Vicenza 26, 19 a Belluno e Padova 23. Sono nel Trevigiano, lo ricordiamo, ne avevamo anche parlato nelle scorse edizioni, 61 positivi all'ex Zanusso, mentre c'è un cluster nuovo in una scuola superiore del distretto di Asolo con 4 ragazzi positivi. Invece nel Veneziano si è registrato un cluster in un'azienda di Porto Marghera, si tratta di diversi casi tra lavoratori di aziende in appalto. Per quanto riguarda invece le persone ricoverate, sono 180 le persone ricoverate positive, 24 si trovano in terapia intensiva. Queste dunque le notizie dell'aumento dei casi positivi nel Veneto.
Ed oggi siamo stati anche in Altopiano, ad Asiago e a Rozzo per fare il punto sulla situazione contagi legati proprio ai 15 positivi dell'Asiago Hockey. Sentiamo. 15 positivi tra giocatori e dirigenze dell'Asiago Hockey, un focolaio quello che l'ULS 7 sta cercando di tenere sotto controllo nell'Altopiano e che sta impegnando tutte le autorità a partire dai comuni. Diego Rigoni, consigliere delegato alla sanità di Asiago e assessore dell'Unione Montana, delinea il quadro preciso. Ci sono tre persone che sono indefinite, c'è tre tamponi che sono indefiniti, ci sono altre sei persone che sono positive, che sono tra i familiari dei giocatori a stretto contatto. Quindi alla fine noi abbiamo poi un dato che è quello di isolamento fiduciario, che è di circa 177 persone. Tra i giocatori sicuramente positivi anche giovanissimi che stanno frequentando l'Istituto Superiore Mario Rigoni Stern e la Scuola Media di Asiago. 6 le classi in isolamento fiduciario, chiusa la Scuola dell'Infanzia di Rozzo, dove è positiva una delle due insegnanti che vive ad Asiago. Ma il comune, spiega il vice sindaco, è covid free. Il comune è covid free, abbiamo avuto questa mattina l'esito dei tamponi dell'asilo, dei bambini, delle maestre e anche delle bidelle della cuoca, e per fortuna tutti risultano negativi. 15 bambini che hanno fatto il tampone, 2 non erano a scuola nei giorni scorsi, per ora l'asilo resta chiuso. Adesso l'asilo rimane ancora chiuso perché il giorno 7, fra 7 giorni, rifaranno il tampone comunque per seguire i protocolli previsti dall'ULS. Di conseguenza aspettiamo l'esito anche di questo tampone e poi la dirigenza deciderà naturalmente per la riapertura delle scuole. I tamponi continuano anche in queste ore, massimo l'impegno dell'ULS e dei comuni dell'Altopiano. La speranza è quella che sia stato contenuto, perché si è agito in modo molto tempestivo nel fare i tamponi, nel fare l'isolamento fiduciario e così, e adesso dovrebbe procedere anche la tamponatura dei ragazzi e dei professori delle scuole medie, quindi la situazione dovrebbe in qualche modo essere, e speriamo essere, sotto controllo. Ed è arrivato anche il report di questa sera. Oltre ai 305 questa mattina, ci sono altri 55 contagi in più nel Veneto, 16 a Treviso, 13 a Venezia e 15 a Vicenza. Queste le tre maglie nere del Veneto, quindi nelle ultime 24 ore sono 360 le persone positive. Per quanto riguarda i ricoveri, invece sono aumentati a 172 i ricoveri delle persone positive, 24 si trovano ricoverate in terapia intensiva. Questo è il report di questa sera alle 17. Dunque si parte il 12 invece con la campagna vaccinale anti-influenzale, corsa collettiva al vaccino, ma i medici assicurano che la copertura c'è per tutti. Intanto si allestiscono le strutture dove poter vaccinare per evitare assembramenti. Sentiamo. Psicosi, vaccini anti-influenzali, causa inviti ripetuti a vaccinarsi e paura del Covid. Si parte il 12 ottobre per quello che si prevede un vero e proprio assalto alle dosi. E si sta sviluppando questa corsa al vaccino che secondo me è ingiustificata, perché le categorie a rischio e quelli che possono rappresentare un pericolo per l'influenza sono, a mio avviso, completamente coperte. Ha infatti diritto ad accedere gratuitamente al vaccino antinfluenzale chi ha oltre i 60 anni, i bambini fino ai 6 e le categorie a rischio come badanti o appartenenti alle forze dell'ordine. Per gli altri è possibile l'acquisto nelle farmacie, ma dalla FIMG arriva la rassicurazione: i vaccini che sono stati acquistati serviranno a coprire l'intera popolazione regionale. Quello che deve essere chiaro è che la famosa immunità di gregge, che ogni vaccinato garantisce 3 non vaccinati. Quindi se noi vaccineremo 1.600.000 veneti, moltiplicando per 3 la popolazione, tutta la popolazione è messa al sicuro. Il problema di quest'anno non è l'influenza in sé, che sulla scia delle misure raccomandate per arginare il Covid, come mascherine o lavarsi le mani o non toccarsi gli occhi, avrà meno facilità di diffusione e quindi i numeri saranno inferiori. La difficoltà sulla quale invece i medici si stanno battendo è la modalità per evitare assembramenti. Da qui la decisione di predisporre aperture straordinarie nei sabati a partire dal 17 ottobre solo su prenotazione e allestire location vaccinali con tendoni e palazzi.
Pazzetti. Ci si è appoggiati quindi ai comuni, alle parrocchie, alla protezione civile, per cui nell'Alta Padovana, per esempio, si sono, e anche ad Abano, si sono organizzati con tende di quelle riscaldate alla protezione civile davanti agli ambulatori o a gruppi di medici. In altri comuni il sindaco ha messo a disposizione il palazzetto dello sport tipo Torreglia. Ed ora ci spostiamo a Venezia, dove si segnalano nuovi pericolosi assembramenti in occasione della festa di laurea. Ragazzi senza mascherina e indisturbati per ore, senza alcun controllo da parte delle forze dell'ordine. Gente festante con tanto di bicchiere in mano, grandi sorrisi e tante chiacchiere, tante persone riunite in vari singoli gruppetti e tutti rigorosamente senza mascherina e tutti attaccati gli uni agli altri, alla faccia della distanza di sicurezza e alla faccia del contrasto al Covid. È successo di nuovo, è successo ancora. Pericolosi assembramenti con la movida veneziana che inizia già dal pomeriggio con gli impietosi festeggiamenti di laurea. Le immagini che state vedendo non sono immagini d'archivio, si riferiscono soltanto a poche ore fa, con i ragazzi in festa a Venezia proprio dietro a Piazzale Roma. E la domanda è: dove sono finite le centinaia di vigili urbani? Possibile mai che dal pomeriggio e fino a sera nessun agente della Polizia Municipale Veneziana sia passato di ronda nelle funzioni di controllo e sorveglianza che gli sono proprie? In tali casi di smarrito senso civico dei ragazzi, la triste verità è che soltanto il potere della divisa è quello autorizzato alla sorveglianza attiva della città, anche con denunce e multe. Mettere mano al portafogli dei trasgressori delle semplici regole anti-Covid, l'unico modo per alcuni, troppi, al momento conosciuto e che richiama al senso del dono più grande, il rispetto della vita propria e altrui. Siamo alla politica. Si è formalmente rivolto alla Corte d'Appello il Movimento 5 Stelle del Veneto per vedersi riconosciuto almeno un seggio in Consiglio regionale, presentata una memoria. Mancata attribuzione di seggi in Consiglio regionale al Movimento 5 Stelle, il gruppo passa dalle parole ai fatti e si rivolge alla magistratura. Noi abbiamo depositato una memoria presso la Corte d'Appello di Venezia. Perché con questa vorremmo portare verso il riconoscimento di almeno un seggio, forse anche due, al Movimento 5 Stelle. Questo è basato sul presupposto che la legge praticamente prevede che con il voto al candidato presidente i voti vanno anche alla coalizione che sostiene quel candidato presidente. Ma per coalizione si intende anche, e lo prevede espressamente la legge elettorale attuale, quel gruppo di liste presentate in almeno quattro circoscrizioni, liste accomunate dallo stesso candidato presidente. Quindi rientra a pieno titolo nella previsione legislativa proprio la lista unica del Movimento 5 Stelle. Il 3,2% dei consensi raccolti dal candidato presidente Enrico Cappelletti, secondo i 5 Stelle, va dunque trasferito automaticamente alla lista, anche perché la volontà dell'elettorato è palese. Siamo determinati e intenzionati a portare avanti insomma, le nostre ragioni con un ricorso. Abbiamo diverse opinioni in merito, tutte concordi sul fatto che la nostra interpretazione basata sul dato di legge è quella giusta, è quella corretta. Dal novembre 2015 la villa veneta di Giancarlo Galan a Cinto Euganeo ai Piedi dei Colli è di proprietà dello Stato. Venne confiscata all'ex presidente del Veneto dopo il processo Mose e dopo quasi 5 anni l'immobile è in abbandono. Villa Pasqualigo Pasinetti Rodella Galan è di proprietà dello Stato dal novembre 2015, quando l'ex presidente del Veneto, dopo aver patteggiato 2 anni e 10 mesi di carcere per la vicenda Mose, cedette la villa veneta di fine Cinquecento al demanio per risarcire il danno di 2.600.000 euro causato allo Stato.
Dopo quasi 5 anni la bella costruzione è soffocata da una vegetazione che cresce senza controllo, che sta uscendo dai muri del giardino ed è arrivata fino al fosso di confine con la strada. Dentro si intravedono alberi caduti e spezzati, erba alta. Qualcuno l'ha definita una giungla. Villa Rodella, a distanza di anni dalla sua acquisizione da parte dello Stato, non è ancora a reddito. È l'ennesima incompiuta dell'amministrazione statale, che ora deve correre ai ripari per arginare l'invasione delle piante, la crescita degli alberi, rimuovere i tronchi di albero caduti durante i fortunali e poi, forse, chissà quando, metterla a reddito oppure venderla. Intanto l'Agenzia del Demanio manderà i giardinieri a rendere presentabile il tutto a potenziali acquirenti o inquilini. I lavori costeranno circa 10.500 euro. Delle amate rose di Galan non c'è più traccia, restano solo quelle spontanee. Abbondano i melograni, ma siamo in stagione, l'erba alta ricopre perfino i sensori del cancello automatico. I veneziani arrivavano qui in barca, l'approdo c'è ancora dal canale Bisatto, creato dalla Serenissima per bonificare la terra nero-vulcanica che c'è in questa zona degli Euganei. Arrivassero adesso in questa giungla, vi entrerebbero da un nobile cancelletto uscito però dai cardini e scoprirebbero un leone di San Marco in basso rilievo, stinto e dimenticato. Continuiamo con la cronaca. Minacciato per futili motivi brandendo una pistola alcuni dipendenti di un pub di Fonte nel Trevigiano, sparando alcuni colpi in aria prima di allontanarsi a bordo di un'auto. Protagonista di quanto accaduto nella tarda serata di ieri un 47enne vicentino ma residente nella zona. Immediatamente sono scattate le ricerche del responsabile da parte dei carabinieri di Castelfranco, che hanno rintracciato l'uomo in un'abitazione. Qui una successiva perquisizione ha portato alla luce una pistola Beretta con matricola Bra e caricatore con 8 cartucce, un fucile doppietta calibro 16 sulla cui provenienza sono in corso accertamenti, con un'ottantina di cartucce e una roncola. Le armi sono state sequestrate mentre l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per porto e detenzione di armi clandestine, porto di oggetti atti ad offendere, minaccia e ricettazione. E a Carbonere allarme e furti. Ieri sera ben 3 tentativi in 3 punti diversi del territorio, ladri messi in fuga dalle urla dei cittadini, malviventi che in un caso si sono messi anche a mangiare dei cacchi. Non come ho visto i due che saltavano, ho iniziato a gridare e sono fuggiti, insomma, tirandomi tra l'altro dietro dei cachi, dei frutti che stavano mangiando. Si sono permessi anche il lusso di mangiare dei cachi, tra i malviventi che ieri sera hanno tentato un vero e proprio raid di furti a Carbonera. Il primo tentativo l'hanno fatto in questa casa di via Boschi. La proprietaria, una signora anziana, verso le 21 ha sentito dei rumori al piano terra, scoprendo che 3 individui stavano forzando una delle finestre. Subito si è messa ad urlare, mettendo in fuga i ladri, che però non hanno desistito, spostandosi in questo condominio a ridosso del locale ufficio postale. Qui hanno prima cercato di introdursi in questo appartamento al primo piano, ma hanno subito desistito, disturbati dall'abbaiare dei cani all'interno, non prima comunque di segnare, rovinando uno degli infissi. Poi si sono spostati in quest'altra abitazione. Qui la proprietaria, sentendo dei rumori, si è affacciata, vedendo un individuo sopra il condizionatore ed un altro che stava finendo di devastare il cancelletto d'entrata. Anche in questo caso le urla della donna hanno messo in fuga i malviventi, che verso le 21 hanno superato l'autostrada tentando il colpo in casa di Enrico Gasparetto. Stavo portando fuori la spazzatura e ho trovato 3 persone dentro nella mia abitazione. Erano cappucciati e probabilmente, anche sicuramente, erano di colore. È la prima volta che capita qui? Qui da noi, da me personalmente, è la prima volta. Le famiglie qua vicino, nel vicinato, è successo altre volte. In tutti i casi sul posto sono subito accorsi i carabinieri, ma dei malviventi nessuna traccia. Così la popolazione chiede maggiori controlli al sindaco, che risponde così. È importantissimo in questo periodo non abbassare la guardia, tenere monitorate le proprie abitazioni, soprattutto nella fascia del tardo pomeriggio, e se possibile dare un occhio anche alle abitazioni dei propri vicini per garantire un buon controllo di vicinato. Segnalate quindi ogni situazione sospetta alle forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri, oppure tramite i gruppi di controllo di vicinato. Una segnalazione può fare la differenza in questo periodo.
Un monopattino a tutta velocità in una strada provinciale di notte nei pressi di Bussolengo in provincia di Verona. Il piccolo mezzo, evidentemente truccato, non dovrebbe in realtà superare i 25 km orari. Un automobilista lo segue documentando l'impresa. Il video in rete è diventato virale. Vediamone uno spezzone. Ci spostiamo ora nel Vicentino, Parco della Pace, e il ritrovamento continuo di ordigni bellici. Il sindaco Rucco chiede conto al genio civile. Abbiamo già messo avanti le mani specificando che le ulteriori risorse investite, circa 400.000 euro, verranno richieste a chi è responsabile di quanto è stato fatto e faremo partire delle contestazioni formali. Chiamato in causa dunque il genio civile che ha, diciamo così, vidimato la bonifica, al quale il sindaco ha chiesto spiegazioni e soprattutto oggi input i costi aggiuntivi. Passi un ordigno bellico sfuggito al metal detector, passino due ordigni, ma il ritrovamento di oltre 70 in due mesi, una trentina solo a settembre, di bombe inesplose non può essere una casualità, soprattutto quando si sono già spesi 2,5 milioni proprio per bonificare l'area dove l'amministrazione sta realizzando il più grande polmone verde della città, il Parco della Pace. Considerato che si arrivava fino a 5 metri di scavo per la bonifica, 60 centimetri vuol dire praticamente in superficie e quindi evidentemente un metal detector oggi che lo rileva doveva rilevarlo anche allora. Evidentemente c'è stata qualche mancanza, non hanno saputo dare una risposta concreta e loro stessi si sono meravigliati di questa cosa. In attesa di capire di chi siano le responsabilità oggettive, messi in moto gli ingranaggi legali e burocratici, restano gli ordigni ammassati oggi ancora nel parco in via di realizzazione e da far brillare. Abbiamo però bisogno di una mano per far sì che queste bombe che vengono rinvenute devono essere fatte brillare, evitando il blocco del cantiere, perché quello sarebbe un danno veramente ben più grave della bonifica che non è stata completata correttamente. 1 ottobre scattano le misure antismog sul 3 in pagella, dato da Legambiente a Vicenza. L'assessore all'ambiente replica: era atteso, non servono misure ma politiche ambientali strutturali. 3 nella pagella della qualità dell'aria stilata dall'associazione Legambiente. Vicenza rimandata in materia di inquinamento. Un brutto voto nella giornata a cui partono i blocchi autunnali delle auto che l'assessore Siotto comunque accetta e spiega. È un voto che un pochettino mi aspettavo in un anno difficile comunque come quello del 2020, ma che dimostra anche che la pianura padana in generale paga proprio una difficoltà morfologica, una caratteristica morfologica che non si combatte soltanto con il blocco delle auto. La dimostrazione che non sarebbe tutta colpa delle auto è data proprio dal periodo di lockdown, dove ad essere ferme oltre alle auto erano anche molte attività economiche. Nei 3 mesi di stop forzato è sceso in sì in maniera significativa 30-40% la percentuale dell'ozono, mentre non è scesa in maniera significativa solo il 10% quella delle polveri sottili PM10 e l'ancora più temibile PM2.5. In realtà bisogna lavorare sulle caldaie, sull'efficientamento energetico dei nostri edifici, su politiche che riguardino tutte le infrastrutture. Proprio per quello io ho candidato il Comune di Vicenza a ben 4 progetti europei sull'efficientamento energetico. Nel frattempo, con il 1 ottobre sono scattate le misure contro lo smog, che però rimangono quelle dell'autunno scorso, rinviato il blocco dei diesel Euro 4 e 5. Abbiamo scelto di confermare i limiti dell'anno scorso fino al 31 dicembre, ovviamente, di quest'anno, ma sono già in corso i confronti con la Regione per cercare di capire cosa dovremmo fare dal 1 gennaio. Anche per domani sera il centro maree del Comune di Venezia ha previsto alle ore 23.55 una quota massima di marea di 110 cm sul medio mare e anche a questa quota la Basilica di San Marco viene allagata dalla marea. Il primo procuratore di San Marco ripete: la Basilica è in pericolo, non possiamo più aspettare. Per 5 volte, anche nel mese di agosto, la Basilica è andata sott'acqua, allagata dalla marea.
Fenomeno alquanto insolito per la stagione estiva. Il centro previsioni maree del comune di Venezia ha diffuso poi una previsione di marea a quota 110 cm sul medio mare anche per venerdì sera alle 23.55. Dunque non c'è solo la previsione di una punta massima tra i 135 e i 140 cm di marea della punta della Salute a preoccupare. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, lo ripete da 2 anni. Ci troviamo a distanza di 2 anni ancora a dover sperare che qualcosa si faccia. Mi sovviene che a Genova in meno di 2 anni hanno ricostruito un ponte delle dimensioni e del costo che tutti abbiamo avuto modo di vedere. Occorre intervenire a difesa della Basilica Marciana, dunque non si può più attendere così a lungo. A Venezia, purtroppo, nonostante la buona volontà di tutti gli attori, siamo ancora a cercare di trovare una soluzione che sia realizzabile. Questo ci fa un po' cadere le braccia, perché noi adesso registriamo che dopo di aver avuto 5 acque alte nel mese di agosto di quest'anno, cosa mai successa prima, dobbiamo avere il terrore che questo sabato possiamo avere un'acqua alta che raggiungerà forse i 120, i 130, i 140. Parole che suonano come quasi un giusto ultimatum. Credo che sia obbligatorio per tutti quelli che hanno le responsabilità istituzionali deputate, di rendersi conto che non possiamo più aspettare. Il rischio che corre la Basilica, ma il rischio che corre tutta la Laguna di Venezia, non può essere lasciato alla casualità. Un viaggio nei suoi sentimenti, nel suo lavoro, Van Gogh, i colori della vita, la mostra evento si apre a Padova il prossimo 11 ottobre al Centro Culturale San Gaetano a Padova. Ecco in anteprima i capolavori del maestro olandese portati in città dal curatore Marco Goldin, che ci mostra per la prima l'aspetto eroico del pittore. I colori della vita di Vincent van Gogh partono dai toni scuri della terra, dei volti, dei minatori di Marcasse, dei tessitori, dei contadini e poi diventano via via accesi. Il giallo del campo di grano su cui si staglia la camicia azzurra del seminatore, gli sfondi intensi su cui ritrae i suoi amici durante il periodo di Arles, l'iconica Madame Ginot, meglio conosciuta come l'Arlesienne, suo marito, il postino Roulin e suo figlio, il sottotenente Millet, tutti riuniti in un'unica sala che esplode di colori. Ecco in anteprima i capolavori del maestro olandese arrivati a Padova per la grande mostra curata da Marco Goldin che aprirà il prossimo 11 ottobre. Il capello di feltro grigio, la barba rossa, lo sguardo intenso e la potenza del colore. L'autoritratto di Vincent van Gogh è il capolavoro simbolo della mostra che si aprirà qui al San Gaetano perché è un viaggio all'interno della vita del grande pittore olandese. 96 opere, di queste 82 sono capolavori di Van Gogh che arrivano per la maggior parte dal Kröller Müller Museo di Otterlo. Gli altri 14 sono dipinti di Gauguin, Seurat, Signac e 3 preziose tavole di Francis Bacon. La mostra Van Gogh, i colori della vita, è la 6ª sul pittore olandese per Marco Goldin, che assicura però si tratta di una versione inedita del maestro, un pittore considerato eroe. Però una prospettiva nuova, che è quella di non considerare Van Gogh un pittore pazzo, ma di considerarlo assolutamente un pittore certamente preda di strascichi di malinconia, anche molto forti, ma dedito al lavoro, proiettato nel futuro, consapevole che il suo posto nel mondo come artista importante, fondamentale, non sarebbe stato nella sua quotidianità, ma sarebbe stato in un futuro non sapeva quanto lontano. In realtà è stato un futuro abbastanza vicino a lui. La mostra, allestita nei locali del Centro Culturale San Gaetano, resterà aperta al pubblico fino ad aprile. Il numero di ingressi è stato ridotto per le norme anti-Covid, ma il percorso, studiato ad hoc, permetterà allo spettatore la visita in sicurezza. Il mio sogno si realizza. Pensavo non riuscissimo a raggiungere questo punto, invece ce l'abbiamo fatta grazie a Marco Goldin, si è veramente speso in maniera incredibile.
considerato anche questo periodo molto difficile. Con questo primo appuntamento di respiro internazionale organizzato da Marco Goldin e Linea d'Ombra, la città di Padova e il San Gaetano si preparano ad una grande stagione di mostre. Prima abbiamo radicalmente trasformato il Centro Culturale San Gaetano, che ora risponde agli standard internazionali. La città chiaramente si rimette in moto. Siamo arrivati al termine, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Torna il maltempo a causa di una nuova perturbazione dall'Atlantico che investirà il nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 2 ottobre. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale, più frequenti e consistenti sui settori prealpini e pedemontani, più sporadiche sulla pianura meridionale e sulla costa. Forti venti di scirocco. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra i 13 e i 15 gradi, valori massimi invece compresi tra i 17 e i 24 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali anche forti, attenzione a possibili locali nubifragi, specie sulle zone montane. Temperature minime fino a 17 gradi, massime sui 21-23 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni fortemente perturbate, rovesci intensi e rischio idrogeologico. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime fino ai 16 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.